Tu adesso desideri giustamente testimoniare con il battesimo della tua fede. Dimmi una cosa, credevi tu in Dio? Vagamente, quasi. Più o meno com'era la tua vita, diciamo, col Signore? Cioè, in chiesa andavo soltanto tipo quando c'erano matrimoni o così. Cioè, non andavo mai per sentire la parola del Signore, per ascoltare. Leggevi la Bibbia? Forse una volta, no? L'ho aperta, non letta, no, forse aperta, non l'ho mai letta però. Cioè, perché non conoscevo il significato, il valore della Bibbia. E puoi dirci più o meno come sei venuto alla fede, brevemente? Io devo ringraziare moltissimo i miei fratelli, Maurizio, Salvatore, le sorelle, che mi hanno aiutato ad aprire la Bibbia, a leggere, ad ascoltare. Che io, cioè, prima quando ascoltavo dicevo, ma cosa dicono, ma cosa... Poi con il tempo il Signore veramente mi ha aperto il cuore, mi ha fatto capire veramente cosa abbiamo in questo mondo. Cioè, abbiamo soltanto Gesù che ci può salvare, cioè nient'altro, solo Gesù. Adesso, se tu dovresti morire, speriamo fra 100 anni, chiaro, ma se il Signore dovrebbe chiamarci, perché non sappiamo né il giorno né l'ora, tu credi che sarai con Gesù? Certo, certo che sarò con Gesù, perché Lui me l'ha promesso, quindi io ho la certezza che sarò con Gesù. Grazie al Signore. Ok, grazie. Allora, vediamo, Loredana, qualche più o meno le stesse cose. Anche tu puoi dire come ti sei avvicinata al Signore? Io mi è stata regalata la Bibbia, prima non la leggevo mai. Ero a conoscenza che esisteva la Bibbia, però non l'avevo mai aperta né letta, né sapevo il reale contenuto della Bibbia. Poi mia sorella, sia di carne che in Cristo, me l'ha regalata. E io piano piano ho letto, ho partecipato anche a un battesimo e infatti il Signore ha toccato il mio cuore per la prima volta proprio in un battesimo come adesso. Senti che la tua vita è stata cambiata? Sì, è stata molto cambiata, in senso positivo, perché prima magari tutti i problemi o qualsiasi cosa della mia vita le prendevo sempre, cioè una persona si abbatte, si sente giù, non sa come prendere determinate decisioni, come affrontare la vita, tutto, qualsiasi cosa, anche il matrimonio, ogni passo che si fa nella vita. Invece quando una persona si converte al Signore nella propria vita, ogni cosa la mette in mano del Signore e Lui ci guida e ci dà una risposta a ogni domanda. Senti adesso bisogno di pregare e di leggere la Bibbia? Sì, è un bisogno che di cui non posso fare a meno, anzi, quando magari purtroppo per le cose, gli impegni del giorno non la posso leggere, mi sento anche vuota un po', perché mi manca, perché il Signore, leggendo la parola, riempie la nostra vita. Allora, tu incoraggi a leggere la Bibbia? Sì, è la cosa principale da fare. Allora, ascoltiamo il suo consiglio, va bene? Barbara, allora anche tu, so che i tuoi genitori sono credenti e anche tu hai dovuto fare il passo, oppure una persona che nasce in una famiglia cristiana diventa automaticamente cristiana, tu cosa pensi? No, non diventa automaticamente cristiana, deve prendere lei la sua decisione per una vita futura. E tu da quanto tempo hai preso la decisione? Da un anno e mezzo. Anche tu puoi dire che la tua vita è stata cambiata? Sì, perché prima pensavo a tutte altre cose che Gesù, invece ora ho dato la mia vita a Lui. Grazie al Signore, grazie. Bene, così vogliamo passare ai battesimi. Prima invitiamo a Barbara, poi a Loredana e a Pino, va bene? Così. Allora, volevo dire che all'uscita del battesante Gesù dall'acqua canteremo il 15, la prima strofa del 15. Dani, sei messo davanti. Ah. No, tu stai bene. Vince. La vedi?
Prenderà bene, eh? Allora, come abbiamo sentito dall'intervista del fratello, Barbara, perché hai deciso di battezzarti? Perché ho accettato Gesù nella mia vita come mio Signore e Salvatore. Allora io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Perché ho accettato il Signore nella mia vita come mio personale Salvatore e poi perché è un comandamento che l'ho lasciato per tutti noi. Allora io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Abbiamo il fratello Pino e poi ci vuole la gru. Allora, fratello Pino, perché hai deciso di battezzarti? Perché il Signore si è fatto conoscere nella mia vita e io l'ho accettato come mio Signore personale e Salvatore. Allora io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gira un po' che sono dietro. Non ti metto male a cavolo. Non fa niente, alzala così, alzala così. Alza. Dispende. Signore non va distruzione di persone, vuole solo la sua creatura che si pente con cuore sincero e si vada a prostare in Cristo. Al vero Gesù Cristo non di 5.000 religioni, ma al vero Gesù Cristo della Bibbia. Qui funziona. Perché un giorno a Dio non dirà, ma Signore io non lo sapevo, ma io ti ho detto di andare a leggere la Bibbia. Adesso la Ora scusate, c'è mezz'ora di pausa, poi verso le 8:15 incominceremo il secondo turno. La seconda parte, scusate. Thank you.